diciamo una partita in cui nel primo tempo le squadre si sono un po' studiate, ci siamo un po' studiati a vicenda, anche se già ci conoscevamo, però nessuno dei due ci teneva a perdere. Noi abbiamo approfittato per dare spazio a tanti giocatori che normalmente si mettono a disposizione della squadra e magari oggi hanno avuto l'opportunità anche di partire titolari e sono stati all'altezza della situazione. Una partita che viene sbloccata nei primissimi minuti del secondo tempo e poi devo dire la verità che è stata anche ben gestita. Abbiamo continuato a giocare con serenità, con tranquillità, costruendo azioni senza buttare via palloni, senza vanificare quella che è stata sempre l'impronta della squadra, ossia cercare di fare un gioco che diverte chi ci guarda. Sì, Paolo è un ragazzo molto promettente che viene dal nostro vivaio, è nato con il Villa Rosa Calcio e via via è cresciuto facendo tutta la filiera del settore giovanile e adesso comincia a prendersi delle soddisfazioni perché è un giocatore tecnicamente molto dotato. Il fisico non lo aiuta, ma abbiamo esempi come Giovingo, Dybala che sostanzialmente non sono dei giganti ma fanno sempre la differenza. In più anche Alessandro Sollima, che ho innestato pure nel secondo tempo, è stato anche lui protagonista con il secondo gol, un bel gol cercato, voluto, ha saltato tutti e l'ha buttata con freddezza. Anche lui un giovane promettente, tecnicamente molto, molto dotato. E quindi un po' il merito è sempre di tutta la squadra perché sostanzialmente tra di loro si è creata quell'alchimia che poi si va a sfociare sempre in risultati importanti. L'alchimia penso è fondamentale per poter avere i risultati. A volte avere 11 campioni se non c'è l'amalgama giusta non dà il risultato sperato. È un avversario diciamo che è molto temuto, devo dire. Noi abbiamo lo svantaggio di avere solo 2 giorni per recuperare. Loro hanno giocato domenica scorsa, quindi 10 giorni sono sicuramente importanti e partono da questo vantaggio. Però i ragazzi sono stracarichi e andremo là in maniera molto sfrontata e ce la giocheremo mettendo tutte quelle energie che sono necessarie per l'ultimo sforzo. Così come lo definiamo noi, a volte se per vincere è necessario fare il colpo di reni, lo andremo a fare, anche se le temperature sono proibitive e sicuramente atleticamente potremmo essere penalizzati, ma sono in una forma smagliante, sono in una forma invidiabile i ragazzi, quindi saranno all'altezza della situazione. Cimino era nell'elenco dei diffidati, non lo volevo sicuramente rischiare che saltasse la finale. A volte un cartellino giallo può capitare anche in maniera fortuita, quindi gli ho dato 10 minuti giusto per fargli restare addosso quell'adrenalina tipica della partita, che sì, se la porterà fino a mercoledì, però non ho voluto rischiare nulla. Nulla è stato al caso, le sostituzioni sono state vagliate con attenzione. Sì, senza dubbio rimane la grandissima vittoria e ci siamo preparati al massimo per portare questo grandissimo risultato a casa. Lo volevamo al 100%. Sicuramente servirà tutta la voglia che abbiamo avuto in questo anno e non ci faremo trovare spreparati. Abbiamo voglia di vincere questa Coppa perché ormai siamo qui e quindi dobbiamo per forza provarci.